Ragazzi, manca veramente poco alla fine della partita. Risultato che in questo momento vede la Roma in vantaggio fuori casa contro l'Empoli per 2-1 quando mancano 3 minuti e qualcosa. 3 minuti e qualcosa, ragazzi, alla fine del secondo tempo, alla fine dei 7 minuti di recupero che sono stati concessi dall'arbitro. Allora, ragazzi, mentre seguiamo questi ultimi minuti di partita insieme, parliamo un po' della prestazione che è stata sia della Roma sia dell'Empoli. Allora, devo dire che a me la Roma mi è piaciuta intorno cioè dal primo minuto fino al 20esimo, diciamo così. Ha avuto tantissime cose in un attimo, ragazzi, attenzione, Belotti davanti al portiere, Belotti, 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 Vicario! Vicario miracolo! Che tiene ancora in vita l'Empoli, che comunque ragazzi è anche in 10 per l'espulsione di Akpro, per adesso ne parleremo. Mamma mia che parata che ha fatto Vicario, la seconda dopo quella che ha fatto a Bove, mamma mia. Intanto angolo per la Roma quando mancano 2 minuti e qualcosa alla fine, esce Pellegrini ed entra Camara, o Camara, non so come si legge. Quindi ragazzi, stavamo dicendo, Roma che intorno fino al 20esimo così mi è piaciuta, ha fatto tante occasioni, ha avute tante e ne ha sbagliate tante. La prima tra tutte, ragazzi, il palo di Dybala, praticamente un cross in mezzo, la palla rimane lì, arriva Dybala praticamente a 2 cm dal portiere, da Vicario, la tira proprio sul palo. Poi praticamente c'è il gol di Dybala, un gol bellissimo, ragazzi, un gol bellissimo, al volo, col mancino di collopieno, proprio all'angolino. Vicario si tuffa ma non può nulla, ragazzi, un tiro veramente incredibile. Preparatevi a uno sfogo al fantacalcio di quelli che voi non potete immaginare. Uscirà domani, ragazzi, alle 8 del mattino. Attenzione qui alla Roma con Belotti che si incespica. L'Empoli recupera, attenzione. Manca 1 minuto e mezzo. Attenzione. Tristante con Bandinelli. Vabbè, comunque stavamo dicendo, ragazzi, praticamente la Roma mi è piaciuta fino al 20esimo. Poi, ragazzi, l'Empoli devo dire che ha cominciato a giocare molto molto bene, pressare alto, passaggi molto nello stretto. Mi è piaciuto tantissimo Parisi, veramente, ragazzi, un esterno veramente molto molto forte, che però è stato sostituito nel secondo tempo perché comunque Zanetti, essendo già ammonito, aveva paura di perderlo, ha deciso di cambiarlo. Praticamente che succede, ragazzi? Proprio a fine primo tempo, tipo intorno al 43esimo, un cross in mezzo, Bandinelli, ragazzi, che mette fuori casa Rui Patricio di testa prendendolo controtempo, pareggia. E direi, diciamo, che ci poteva anche stare perché comunque, ragazzi, l'Empoli per più di 20 minuti e passa ha continuato a pressare e a spingere contro la Roma. Quindi ragazzi, praticamente il primo tempo finisce 1-1, ripeto, pareggio che nel primo tempo ci poteva stare. Nel secondo tempo, ragazzi, l'Empoli è salito molto in cattedra, ha giocato veramente molto bene, Satriano ha fatto anche lui una buonissima partita. Prende un palo, ragazzi, praticamente un passaggio filtrante, se non mi sbaglio, proprio di Akpro, che praticamente vede le finte di Satriano nei confronti di Mancini, che prova a metterlo fuori gioco. Che prova a metterlo fuori gioco, si riesce tra virgolette a superarlo in velocità. E praticamente, ragazzi, riesce a toccare la palla a malapena di punta ed esce veramente di un soffio, ragazzi, dal palo di Rui Patricio. E allora, ragazzi, sono passati già 30 secondi alla fine dei 7 minuti di recupero. L'arbitro ancora non fischia. Penso, ragazzi, che sia l'ultima azione, ma la rimessa laterale è per la Roma, quindi penso che la partita sia finita, vediamo, la palla esce. Niente, l'arbitro continua a non fischiare. Poi, ragazzi, ripeto, segna Abraham al 71esimo con un passaggio, si è spaccato tutto. Con un assist sempre, ragazzi, di chi se non di Dybala, sempre lui, ragazzi. Finisce, ragazzi, la partita. Finisce la partita, la Roma che vince contro l'Empoli, una vittoria importantissima, ragazzi. Quindi dicevamo, al 71esimo gol di Abraham, su assist di Dybala, un cross in mezzo, ragazzi, Abraham che la tira praticamente addosso a Vicario, che però non riesce a far nulla, porta in vantaggio la Roma. Successivamente, ragazzi, la Roma ha la possibilità di chiudere la partita perché gli viene concesso un rigore netto. Bisognava vedere, c'è stata un'incertezza se il tocco, il fallo sia avvenuto dentro l'area o fuori l'area, perché praticamente, ragazzi, era proprio al limite, il fallo era
avuto intorno alla linea dell'area di rigore, quindi era molto difficile da riuscire a decidere. Alla fine gli viene concesso il calcio di rigore, se ne occupa Pellegrini, non Abraham, quindi preparatevi ragazzi agli sfoghi di quelli incredibili, mamma mia. E, che prende la traversa, ragazzi, tira alto, prende la traversa Pellegrini, partita che rimane ancora aperta. Poi ragazzi, un giro di approda fuori area che viene deviato di Smalling, e il pallone proprio si schianta contro il palo. Un'azione ragazzi che veramente poteva portare l'Empoli al pareggio. Poi ragazzi, Akpa Akpro, che praticamente precedentemente era stato già ammonito, fa un intervento molto pericoloso su Smalling, rischia di fargli molto male. L'arbitro inizialmente non lo ammonisce perché appunto non aveva visto bene il fallo, e anche perché magari era ammonito e non voleva buttarlo fuori. Successivamente però viene richiamato dal VAR. Guarda il fallo, ragazzi, gli dà direttamente rosso diretto. Ripeto, fallo che ci poteva stare, rosso che ci poteva stare. Devo capire, ragazzi, se però bisogna capire anche se il fallo fatto su Satriano, non mi ricordo di chi, forse di Mancini, non mi ricordo, sul calcio d'angolo, veramente non era da sanzionare oppure no, perché comunque Satriano si è fatto molto male. È vero, ragazzi, che non è perché un giocatore perde sangue, perché si fa male, è fallo, però bisogna vedere anche l'entrata che non ho visto. Nonostante questo, ragazzi, una Roma sempre un po' così. Nel senso che magari ti gioca quella mezz'ora bene, quei 20 minuti male, altri 10 minuti bene, altri 20 minuti male. È un po' così alternata durante le partite. Però ripeto, alla fine risultato che ci può stare, l'Empoli ha preso un palo, ha rischiato un gol, però la Roma ha avuto tante altre occasioni, il palo di Dybala, il rigore sbagliato. Diciamo che meritava più la Roma. Se fosse finito in pareggio non fosse, non, cioè, non sarebbe stato un risultato scandaloso, ragazzi, però nei 90 minuti, diciamo che la Roma ha meritato di più. Una vittoria importantissima per la Roma, che praticamente, ragazzi, adesso si piazza esattamente al quinto posto, quindi supera l'Inter. Rimane attaccata alle squadre che vanno dal quarto posto in su, perché ragazzi, la prima, la seconda e la terza, che sono Atalanta, Milan e Napoli, hanno 14 punti. Udinese e Roma ne hanno 13 e l'Inter che ne ha 12. Quindi praticamente, ragazzi, le prime 6 posizioni si levano dalla prima alla sesta 2 punti. Ripeto, Roma che doveva vincere assolutamente, perché perdendo rimanevi a 10 punti, quindi praticamente finivi dal quinto posto, arrivavi al decimo posto. Ripeto, e vi ricordo, ragazzi, che domani alle 8 del mattino uscirà il risultato sulla giornata del Fantacalcio. Non vi spoilerò nulla. Ho già lasciato un piccolo spoiler nel video dove ho fatto con il mio amico Flavio, dove parlavamo di tutto ciò che era successo in Juventus Salernitana. Quindi, se volete andare a vedere quello spoiler, andate a guardare il video. Ovviamente, ragazzi, ripeto, una vittoria molto importante per la Roma, che dovevo assolutamente fare. Una Roma un po' altalenante nei 90 minuti, ma che comunque alla fine, diciamo che ha sbagliato molte azioni, però proprio quando doveva buttarla dentro ha fatto. Ovviamente, ragazzi, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate qui sotto di questa Roma e delle prestazioni che sta facendo nelle ultime partite. Fatemi sapere soprattutto se secondo voi la Roma può lottarsela per lo scudetto, per la Champions o per l'Europa League. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi voglio lasciare un bel mi piace. Ragazzi, attivate la campanina e iscrivetevi al canale, così domani vedete alle 8 e verrete avvisati per quando pubblicherò il video sui risultati del Fantacalcio. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo domani. Bella, ragazzi.